1, 2, 3, abbiamo con noi io lo chiamo Grandissimo Ciotto perché è un personaggio che io lo conosco veramente da tantissimo tempo, perché lui si dedica veramente allo sport, ai bambini, ai giovani e anche per incentivare lo sport a Gorizia, che adesso ho sentito dire che come si dice, la capitale dello sport. Allora, senti Ciotta, intanto perché lista concorri? E corro con la lista del Popolo di Gorizia, che è la lista che ha espresso l'attuale sindaco Ettore Romoli Sì, esatto, all'ultima tornata elettorale. io vorrei parlare di sport, perché con te bisogna parlare di sport. Cosa, Ciotta, cosa può dare allo sport? Che io anche lo so, ma Ciotta, cosa può dare allo Ma sport? guarda, innanzitutto bisogna dire quello che è stato fatto Sì, e quello che abbiamo intenzione di fare. sì. Quello che è stato fatto, siamo riusciti a portare degli eventi importanti in questa città, come la venuta della nazionale italiana di calcio Under 15 per 3 volte. Abbiamo terminato il campo sportivo della Pro Gorizia, che è un completamento della struttura sportiva di Campagnussa, che è veramente un fiore all'occhiello per quanto riguarda tutti gli sportivi. Adesso invece chi Adesso, verrà? Che ho sentito dire ci saranno delle evoluzioni tremende. allora, abbiamo fatto, ti dico, e questo ti Sì? dico, quello che abbiamo fatto per poter capire quello Quello che che verrà. verrà. Abbiamo fatto il Guanto d'Oro, che è la manifestazione che abbiamo portato via da Sanremo, che è una manifestazione importante per quanto riguarda il mondo pugilistico, e Sì? adesso a settembre avremo i campionati italiani assoluti di boxe a Gorizia. Benissimo. Oltre questo sta organizzando l'Unione Ginnastica Goriziana con il nostro patrocinio gli internazionali di scherma all'Unione Ginnastica Goriziana e ai padiglioni D dell'Ente Fiera. Poi abbiamo ancora altri eventi come il torneo dell'Est di nuoto La adesso, scherma? la scherma, appunto l'ho già citato, la Sì. scherma degli internazionali assoluti di scherma, abbiamo il torneo dell'Est, e abbiamo anche specialmente una cosa importante, la valorizzazione di quelle che sono le nostre attività sportive in sede locale. Benissimo, adesso invece parliamo di non di sport, ma della città. Diciamo, cos'è che manca in questa città? Ma io penso che manchi poco questa città, manca Sì. soltanto un momentino la volontà di sviluppare in maniera molto veloce le idee che ci sono, perché il tempo è molto più veloce di noi. Quindi noi dobbiamo cercare di sviluppare l'aspetto commerciale, l'aspetto del divertimento per i ragazzi, nel rispetto di tutti. E Sì, dobbiamo cercare di un momentino la cultura, abbiamo tantissime cose, abbiamo, ripeto, tante manifestazioni che comunque fanno vivere la città molto ma molto, e quindi sono contento che queste cose si potranno fare, io lo spero che si possano fare con la volontà e con l'impegno di tutti. esatto, un'altra cosa ti vorrei chiedere, ma il connubio Gorizia con Nova Gorica, tu cosa pensi? Visto che tu sei un grande sportivo, un grande personaggio dello sport che dà veramente tanto, con la Slovenia, con Nova Gorica, cosa potrebbe essere? Allora, quando si parla, a mio parere, di integrazione, si deve parlare anche di integrazione strutturale, cioè nel Sì. senso delle strutture sportive. Se c'è una grande manifestazione a Nova Gorica e non ci sono gli spazi, dobbiamo trasferirli a Gorizia, dobbiamo realmente creare Un connubio. un connubio, un coordinamento tra le due città, anche dal punto di vista delle strutture. Noi abbiamo il palazzetto dello sport che ad esempio loro non hanno, loro hanno un campo di atletica indoor che noi non abbiamo. Quindi unire le forze da questo punto di vista, sia che dal Esatto. punto di vista strutturale che dal punto di vista delle forze umane, delle persone, e sono convinto che si farà molto bene qualsiasi tipo di progetto ne abbiamo in mente. Benissimo, guarda Ciotta, io ti chiamerei anche a fare lo speaker per noi perché ha una voce giusta proprio, guarda te, perfetto. Niente, io non è che ti lecchi, ma so che sei un personaggio che ti conosco da tanti, io almeno 27 anni ti conosco, ma so che venivo a filmare al palazzetto e ti vedevo sempre vicino ai bambini, questa è una bella cosa per il basket, ecco. Allora bisogna incentivare, bisogna dare lustro a una persona che ha dato e che darà qualcosa per questa città. Siete molto gentili. Niente. Senti, invece ti voglio dire, alla fine, cosa vogliamo dire al popolo goriziano, a chi voterà? Sì. Ma io dico intanto di andare a votare, di andare a votare perché questo è un diritto dovere che bisogna esercitare. Andare a votare, e la cosa che apprezzo molto in questa campagna elettorale è che i toni sono molto sereni, sono molto tranquilli, anche perché dall'altra parte, purtroppo questo vuol dire che divento anziano, ci sono tanti amici come Eh Roberto sì. con cui mi lega un rapporto di amicizia proprio familiare.
quindi e tutti gli altri. Comunque dico, andate a votare e comunque io sono convinto che un senso di continuità alle cose che sono state fatte in 10 anni da Ettore Romoli, sì, e dalla sua amministrazione non devono essere perso, devono essere perorate ancora con altre persone, confermando le persone che sono passate, ma comunque cercando di confermare quelle che sono le idee, i programmi che sono stati messi in opera da Ettore Romoli. Però un'altra cosa ti chiedo, allora vogliamo dire, io l'ho saputo da poco, guarda te, votare per la stessa lista, bisogna stare molto attenti di non votare per dire ho due maschi o due femmine. No, un maschio, ecco, e una femmina appartenenti alla stessa lista. Ecco, perciò bisogna maschio o femmina, se no la votazione viene eliminata. Certo. Esatto, questo lo dobbiamo dire al pubblico, dillo anche tu così. Certo, l'ho già detto. Ecco, un perfetto. Maschio e una femmina della stessa, appartenenti alla stessa lista. Benissimo, vuoi fare un bel saluto. Anche, invece io ti chiedo, Gorizia TV sono 20 anni che in campo televisivo, 30 invece come archivio. Vuoi fare un bel saluto anche? Beh certo, facciamo un saluto a Gorizia TV e naturalmente a Roberto Borghese che è sicuramente l'anima di questa televisione, con tanti sacrifici e con tanta abnegazione, con tanto impegno e volontà, porta avanti questo suo modo di trasmettere il polso e il sentore di questa città, sia nelle cose non belle, sia in quelle dove c'è la grande partecipazione di massa, lui è sempre presente. Grazie Roberto. Grazie mille e buon lavoro. Grazie, grazie.